Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su TRM H24. È arrivata nel primo pomeriggio di domenica al porto di Brindisi la nave Open Arms con a bordo 299 migranti. A bordo anche tanti bambini. Ascoltiamo. La nave ONG Open Arms con 299 migranti è arrivata nel porto di Brindisi alle 14 circa di domenica. A bordo bambini, donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati. Dopo l'attracco sulla nave, un primo controllo del personale medico, subito dopo le operazioni di sbarco. A terra, pronti ad accogliere i migranti, volontari della protezione civile e il personale sanitario messo a disposizione dall'ASL di Brindisi. Non direi che ci sono situazioni critiche, le condizioni generali sono buone e quanto ha comunicato subito dopo l'attracco la prefetta di Brindisi, Michela Laiacona. Situazioni critiche non direi, i migranti come sapete sono 299, quindi quasi 300, abbiamo circa 84 minori stranieri non accompagnati, poi ci sono alcuni nuclei familiari e anche delle donne in stato di gravidanza, sono 3. Le condizioni generali sono buone, ma naturalmente poi verranno effettuate le visite da parte dei medici dell'ASL per verificare i bisogni, le esigenze di cure se è necessario per garantire loro insomma, tutte le cure necessarie. Le etnie le conoscete già, sono le più varie. Ve ne do lettura rapidamente, abbiamo Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Siria, Sudan e Tunisia. Quindi poi saranno ovviamente destinati nelle sedi che ci ha indicato il Ministero dell'Interno, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. E torniamo adesso a parlare della tragedia avvenuta a Margherita di Savoia il 5 luglio scorso. Per la morte del bimbo deceduto in spiaggia ci sarebbero adesso 7 indagati. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. Sono 7 le persone indagate per la morte del bambino di 6 anni di Canosa, deceduto mercoledì 5 luglio sulla spiaggia di Margherita di Savoia, mentre era impegnato in un campo estivo. Il pubblico ministero di Foggia ha notificato nelle scorse ore l'avviso di garanzia agli organizzatori della colonia e alle persone che quella mattina lo avrebbero dovuto sorvegliare. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in attesa dell'autopsia che sarà effettuata lunedì 10 luglio alle 16 nell'istituto di medicina legale di Foggia. L'autopsia risulta fondamentale per capire cosa abbia provocato la morte del bambino. Da una prima ricostruzione, quel giorno il piccolo stava giocando a riva con un amichetto, non stava facendo il bagno, aveva solo i piedini nell'acqua. All'improvviso si è accasciato al suolo. Tempestivo l'intervento dei soccorsi che hanno cercato di rianimarlo. Ora gli inquirenti dovranno capire se vi siano state responsabilità umane o se si è trattato di una fatalità. Sul posto sono accorsi anche i militari della Guardia Costiera, seguiti dai carabinieri della stazione di Margherita di Savoia e dai colleghi della compagnia di Barletta. Voltiamo adesso pagina. Dal palco del Festival Libro Possibile a Polignano a Mare, il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto è intervenuto sullo scontro accesissimo tra politica e magistratura. Ascoltiamo. Nel Paese non si può consentire un ritorno a un clima insopportabile di conflitto tra politica e magistratura. Così il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto, che dal palco del Festival Letterario Il Libro Possibile di Polignano a Mare è intervenuto sullo scontro che infuoca in questi giorni tra politica e magistratura. Una buona giustizia si fa in sinergia rispettando i poteri, tenendo ben separati gli ambiti, anche se è naturale che ci possa essere qualche frizione, ha spiegato Sisto durante l'incontro pubblico sui temi della giustizia, che lo ha visto insieme al procuratore antimafia Giovanni Melillo. Secondo il viceministro, in questo attuale clima di polemica e scontro è necessario isolare i guerriglieri e guerrafondai da una parte e dall'altra, poiché il Paese ha bisogno di fare squadra tra magistrati, politica e avvocatura, in modo da restituire al cittadino la fiducia nella giustizia. Dallo stesso palco e incalzato dal pubblico sul tema, Francesco Paolo Sisto ha commentato anche la vicenda che vede al centro delle polemiche la ministra del turismo Daniela Santanchè, a seguito dell'inchiesta prima e dell'indagine poi avviata sulla gestione delle spese e delle risorse umane delle sue due società.
Il nostro è un paese in cui c'è il principio della non colpevolezza fino alla sentenza definitiva ed è scritto nella Costituzione, ha tuonato il Vice Ministro. Le sentenze le scrivono magistrati seri come il procuratore Melillo. Se scambiamo la giustizia con l'occasionalità di un servizio televisivo, corriamo il rischio di sentenze mediatiche che tante volte hanno colpito ingiustamente i cittadini. E sul tema delle dimissioni richieste a gran voce alla ministra dalle opposizioni, Sisto conclude: le dimissioni sono sempre una scelta personale, ma si può giudicare la dignità nel ricoprire una carica pubblica solo dopo una sentenza definitiva. Cosa significa avere pazienza oggigiorno? Se ne è parlato durante il congresso Siate Pazienti organizzato a Bari dai Testimoni di Geova di Puglia e Basilicata. In un'epoca caratterizzata dal tutto e subito, stress e scarso autocontrollo, la pazienza non è più considerata una virtù. Ma cosa significa avere pazienza oggigiorno? Se ne è parlato durante il congresso Siate Pazienti, organizzato a Bari dai Testimoni di Geova di Puglia e Basilicata, che ha coinvolto circa 7.000 fedeli. Avere pazienza oggi è una cosa difficile, è una qualità sempre più rara. Si è abituati a vivere in una società in cui le telerisse sono quelle a cui si assiste, dove tutto si pretende immediatamente, tutto e subito. Non si ha pazienza neanche per cercare di migliorare se stessi, le proprie caratteristiche umane. L'occasione è quella di riflettere su cosa davvero un cristiano dovrebbe poter essere. Non una persona rissosa, non un gradasso, ma una persona paziente, soprattutto serena e capace di guardare al futuro con ottimismo, nonostante oggi l'ottimismo sia raro. Durante la 3 giorni sono stati battezzati 57 nuovi fedeli. È un momento importante perché dopo 3 anni di pandemia in cui non abbiamo potuto neanche incontrarci, infatti i testimoni di Geova hanno utilizzato le piattaforme digitali per continuare a sentirsi e per continuare a approfondire argomenti spirituali. È stato bello poter finalmente vedere tanti che si sono addirittura avvicinati in questo periodo. La campagna di protezione civile Io non rischio, fatta a Papotenza e a Matera per informare i cittadini sul rischio degli incendi boschivi. Quest'anno, per la prima volta alle giornate nazionali di ottobre, si aggiunge questo importante appuntamento dedicato al rischio degli incendi nei boschi che in estate vede proprio il suo picco. Vediamo il servizio con le interviste raccolte nella città di Matera. Io non rischio buone pratiche di protezione civile nelle giornate di 8 e 9 luglio a Matera. Quali buone pratiche raccontiamo? Io non rischio una campagna nazionale che tratta in ottobre le difficoltà che si possono avere per i rischi idrogeologici. Invece in questa stagione abbiamo aggiunto i rischi che ci sono per gli incendi. Sono buone pratiche da mettere in atto per prevenire gli incendi sia boschivi che non. E, su questi volantini che stiamo distribuendo oggi in piazza c'è un riepilogo di tutto quello che si può fare se ci si trova all'interno di un incendio, oppure cosa si può fare per prevenire. Ci sono i consigli, il numero di telefono da contattare immediatamente per dare l'allarme e quindi mettere in movimento una serie di azioni e andare a spegnere poi l'incendio. Abbiamo appena concluso il campo scuola di protezione civile che si è svolto dal 26 giugno al 1 luglio proprio per diffondere i messaggi di prevenzione tra i giovanissimi dai 10 ai 16 anni. Grazie a questo campo siamo riusciti a trovare tantissimi ragazzi anche un po' più grandi dei 16 anni che si sono avvicinati alla nostra associazione e ci stanno dando una mano a diffondere i messaggi quest'oggi in piazza. E voltiamo adesso pagina, ma restiamo sempre a Matera, dove l'orchestra della Magna Grecia ha omaggiato George Gershwin. George Gershwin è considerato tra gli avanguardisti del musical statunitense. La sua musica è trade union tra musica classica e musica jazz. A celebrarlo nella terrazza di Palazzo Lanfranchi, il Matera Festival, con l'edizione 2023 di Museo in Sintonia. Protagonisti della serata: Aliki, giovane soprano greco-britannica acclamata a livello internazionale, Michele Renna, esperto pianista, e l'orchestra della Magna Grecia diretta dalla lituana Raimonda Skabeikaitė, vincitrice della 5ª edizione del concorso internazionale di direzione d'orchestra Nino Rota. Tutti ingredienti sottolineati anche dal direttore artistico del festival.
è veramente un angelo in tutti i sensi, come dalla movenza all'interpretazione, alla voce, alla bellezza, e si unisce magicamente in questo splendido luogo che è quello della terrazza del museo, Palazzo Lanfranchi. Si ringrazia ovviamente la direttrice Anna Maria Mauro per la sua collaborazione, per questo voler mettere insieme le forze culturali di un territorio e potenziarle a favore di un turista. Ricordiamoci che chi compra il biglietto al Matera Festival può fruire anche della visita al museo, e questo naturalmente è una grande sinergia. E poi Michele Renna con la Rapsodia in blu di Gershwin a 99 anni dalla prima esecuzione, e Raimonda Scabecaite che è la direttrice vincitrice del concorso Nino Rota che si è svolto a Matera l'anno scorso. Il 12 luglio, ricordiamo, farà tappa nel suggestivo parco del Castello Tramontano di Matera per una data con l'orchestra della Magna Grecia, il cantautore romano Max Gazzè. E questa è l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti voi auguriamo un buon proseguimento di giornata.